Gian Andrea Muià e Jacopo Calatroni, che sono rispettivamente le voci di Miles Morales e Peter Parker nel nuovo gioco Sony di PlayStation 5 di Spider-Man. Dopo tanto tempo posso fare un anime dei videogiochi 2 dove non devo spiegare all'ospite come funziona un joypad. Io non ho ancora giocato a Spider-Man. Nuova partita, nuova partita, direi. Partiamo dall'inizio. Immagino ci siano dei video di introduzione. Vuoi guardare un riepilogo? No, lo sappiamo cos'è accaduto. Cos'è? Aspetta, dipende. Insomma. Com'è questo riepilogo? È un riepilogo, voce narrante e scene. Allora no, perché no. Io voglio i video da doppiare. Se salti il riepilogo arriviamo direttamente a scuola. Esatto. Andiamo a scuola. Vai. Allora, prima questa questa scena. Prima c'è questa scena. Allora, levate l'audio. Sei bene? C'ho un po' di mal di pancia oggi. Ma che cazzo hai mangiato? I burritos, quelli che fanno sulla quinta strada. Ma tu non sei James Franco? No, magari. Lui si fa un sacco di tipe. È finito in prigione per questo. voglio essere io Franco con te adesso. Guarda. Papà, che cazzo c'hai sulla spalla? Papà? Non sono molto tranquillo! Chi ha ordinato un figlio di Salamoia? Vabbè, chi ha giocato l'uno lo sapeva, insomma, sì, la situazione esatto. Era questa, non prendiamoci in giro. Oh eccoti! Reppa! Cazzo, questo computer fa proprio cagare. Team Fortress 2 non riesco a scaricare. E campanella c'è per un motivo! Bella. La preside donna. Ah, scusami. Scusate, eccomi! Allora, senti, Peter, io vorrei capire dove stavi perché qua stiamo a comitare. Ma che cazzo fa quella dietro con le mani? È perché una è sorda. È sorda. E quindi... Ma parla in LIS, preside. Vabbè, se ne vada. Se ne allora, tu insegni, giustamente. Certo, sono un professore. Sono il nuovo professore. E sono qui per spiegarvi le meraviglie dietro agli indovinelli. Abbiamo un volontario. Vuoi raccontarci il tuo indovinello preferito, signor Morales? Signor ragazzo che non conosco? C'è la sabbia. No, sto un po' sudando. C'è qualcosa. Abbiamo dei problemi di traspirazione. Forza Roma, bassa Lazio. Sono in imbarazzo. In imbarazzo. In imbarazzo. Va bene, continuiamo con la nostra lezione. Ma fuori c'è il Sara, ragazzi. Sì. Ma che cazzo? Io non me ne sono accorto. Sto andando avanti per la mia strada, adesso c'è. Posso dire bei sensi di ragno di merda, ragazzi? Perché. Scusa, ma fuori c'è. Ascolta, è la finestra. Che cazzo, è il mio là. Momento barba scura e sto facendo della divulgazione fatta male. Lasciami fare, guarda. Mi sono sbisciato di sotto. Guarda, infatti hai visto lei come ha fatto sbisciato. Io cosa fatto... ci dovrei fare? Hai bisogno di una mano oppure... Mi devi cambiare i bandalogna. Ho studiato per questo. ho un master in cambio di pantalogna. Ci vediamo. Ma che cazzo ti prende? Ma cosa che questa è la scusa migliore che senti, ti senti, ma tu l'hai visto cosa succede fuori? Le notti d'Oriente. Certo. Immerse nel blu. Senti, mettiamoci la maschera che ne ho abbastanza di questi labiali di merda. Ok. Una piega. Tutta bomba! Guarda, questa la mettiamo nel promo. Premi R2 per oscillare. Guarda, rilascia. Wow, so ancora oscillare come una volta. Benissimo. Ma tu sei in collegamento, sì, però vedo, sì, no? Si parla un sacco bro, al telefono. Bro, dite bro. Solo sì, con diciamo Spider bro. Perché è lo Spider Bro, come se fosse suo fratello maggiore. Quindi sì, in Spider-Man 2 e anche in Miles Morales Peter è l'unico che chiama bro, mentre invece bro. Genki lo chiamo coso. E il bello è che fuori dallo schermo siamo talmente cringe che anche io e Miles, vedi, anche io e Gian ci chiamiamo Spider Bro, anzi sì. Nella vita. Oh ragazze, ben sei venuti in centro. Mary Jane, tutto bene? May, ridai il cellulare a Mary Jane, per favore. Non ci badare, ha esagerato col Botox. Si vede anche dall'immagine, tra l'altro. No, si è tolta due denti, agli accessi e si è gonfiato. Sembra Marlon Brando, Dio santo. Sì, è uno screenshot abbastanza infelice quello che hanno preso. È stato cioè, mi hanno detto, guarda che fuori dalla finestra c'è il deserto. Io ho risposto, ma sarà. Anzi, Sara. È per questi testi fantastici che ti paga così tanto, Jameson. Sì, il Bugle ti dà, spero ti paghi quanto meriti. Fa la pagina delle barzellette. Quanto meriti, Jane? Porca troia. Ragazzi, forse aspetta che provo a suicidarmi nell'Hudson. Chi sarà mai il colpevole di questo casino in città? Non riesco proprio. È il camaleonte. Ah, deve essere lui, maledetto. Ma perché continua ad allontanarsi? No, perché ti perché si allontana la tempesta di sabbia, perché oh, attento, c'è un camion. Oddio, sì. Ma cos'è? È l'uomo sabbia. Oh,
Perché poi per fare L1R1 puoi prendere le robe. Una in faccia. Oh no, sono diventato una caccola. Come va, ragazzone? Lo quace come sempre! Adesso è il momento di scappare. Beh, non sabbia a vedere. Ok, Jacopo, tu sei già stato ospite da me quando abbiamo giocato al primo Spider-Man. Esatto, e ho già fatto questa cosa difficilissima di essere intervistato mentre gioco, che... Pensa, io una volta mi sono intervistato mentre giocavo. Wow! Quando ho fatto Zamasu. Cosa pensi di Broly? Quando ero ragazzino e vedevo i film di Dragon Ball, non capivo se lo odiassi o se lo amassi. Ok, è un livello di masturbazione a cui non sono ancora arrivato. Non era facile, ti sono passati 5 anni da quando sei stato mio... Sì. Quante cose sono cambiate? Cosa è successo in questi 5 anni? 2018, che è stato quando sono venuto ospite da te l'ultima volta, è stato probabilmente l'anno in cui ho avuto più crescita professionale, diciamola così. Prego. Nel senso che ho avuto più occasioni di mettermi alla prova con i primi personaggi un po' grossi, e per fortuna la cosa è continuata. Adesso, 5 anni dopo, sono tornato a doppiare questo ragazzone con un bagaglio di esperienze che per fortuna è cresciuto, ed era un po' quello che mi ero posto come obiettivo all'epoca, quando avevo raggiunto l'obiettivo di doppiare il mio personaggio preferito, che era Spider-Man. Che hai tatuato da qualche parte, che ho tatuato qua. A quel punto il mio obiettivo successivo era crescere come attore e la prossima volta che doppierò Spider-Man farlo meglio, e quindi spero di essere riuscito a farlo meglio in questo nuovo capitolo. Gian, tu invece, sì, è la prima volta che sei ospite in un anime dei videogiochi tua. Sì. Non abbiamo mai affrontato con te il discorso come è nata la passione del doppiaggio, come ti sei poi avvicinato al doppiaggio professionistico, quindi quello fatto in sala e non quello fatto da te, da noi, insomma, su YouTube. Io ho cominciato ad appassionarmi al doppiaggio quando avevo 12 anni guardando Neon Genesis Evangelion, che so che tu non apprezzi particolarmente. No, però mi sono particolarmente innamorato della voce di Asuka, ovvero la voce di Lei Latini. Da quel momento in poi ho cominciato ad appassionarmi proprio al mondo delle voci, seguendo i vari cartoni, riconoscendo tipo, ah guarda, la voce di Trunks di Dragon Ball è la voce di James nei Pokémon. No. E da lì piano piano ho cominciato a conoscere il nome di quelli che poi sarebbero diventati i nostri colleghi. Ma il desiderio di diventare doppiatore non è maturato fino ai miei 17 anni, quando stavo per maturare al liceo e parlando con un mio amico che era il mio fumettaro di fiducia, mi disse: ma se ti piace così tanto il mondo del doppiaggio, perché non provi? Perché sei Pikachu? Perché sono Miles, quindi siccome sono arrivato dopo, ho bisogno di più aiuti rispetto a Peter. Ah, dei poteri molto più fighi per umiliarmi. Esatto. Vabbè, devi compensare il fatto che si chiama Miglio. Esatto. Anzi, miglia, perché miglia, è plurale. Perché sennò è un cereale. Esatto. Io appunto non ho mai considerato l'idea di fare il doppiatore. Avevo avuto delle esperienze teatrali, ma proprio adolescenziali, niente di importante. Feci una giornata di avvicinamento con Ivo De Palma, che la faceva a Torino, perché io una sono di Torino. Una giornata di avvicinamento con Ivo De Palma è un format interessante. E lì, dopo quell'esperienza, ho detto sì, ok, è quello che voglio fare. E iniziai un percorso di recitazione e doppiaggio alla ODS, Operatori Doppiaggio e Spettacoli di Torino, poi alla Sergio Tofano con Oliviero Corbetta a studiare recitazione drammatica, fare tanto teatro, e poi, raggiunti i miei 23-24 anni, mi sono spostato su Milano, ho cominciato a fare i primi turni. Quali sono stati i tuoi primi personaggi? Guarda, il primo che mi viene in mente è Itzerk in Vikings. Mio figlio. Tuo figlio. E in una serie di cortometraggi per Pokémon, una serie che si chiamava Pokémon Generazioni, quindi una serie di cortometraggi per Pokémon, nel senso che vengono proiettati ai Pokémon, guardati ai dai Pokémon, prendi il pubblico esclusivo di Pokémon. L'audience è fatta di Pokémon. È fatta di Pokémon. Okay. No, Pokémon Company aveva fatto che casino in sala tutto, al cinema. Pokémon aveva commissionato questi cortometraggi di questa serie che si chiamava Pokémon Generazioni. Guarda, hanno insabbiato le prove. Esatto. Dove si ripercorre più la trama dei videogiochi che quella dell'anime. Ah, e okay. Lì io ho avuto il piacere di doppiare Stronzo, cioè ovvero Blu, il rivale che hai in Pokémon Rosso e in Pokémon Blu. Sto arrivando, Super 4, e vi dimostrerò chi è il più forte del mondo. Preparatevi. Io infatti quando feci il provino dico: ma devo doppiare Stronzo? E Marcello, che era il direttore, mi fa: chi? No, è che quando eravamo alle elementari, eravamo piccoli e scemi, tutti quanti gli davamo un nome da cretino. E lì è stato uno dei primi personaggi, ma è stata la mia prima occasione di doppiare un personaggio a cui ero legato della mia infanzia. È stato, per quanto breve, molto molto bello. Insomma, ormai siete
una coppia, possiamo dire. Siamo sì, una coppia, di fatto. Una coppia, perché lui è già sposato, sennò... è vero, c'ero. È molto vero. Ho dormito metà del matrimonio. Dormivi? Abbiamo un sacco di selfie con Maurizio che dorme al mio matrimonio. Tutti gli invitati si sono fatti un selfie con Maurizio che dorme. Cosa, perché dormiva? E sarà stato stanco? Perché sono arrivato, non lo so, probabilmente ero molto stanco. A un certo punto si è abbioccato su un divanetto. Ma era un pranzo vegano, quindi mi sono abbuffato di pasta. E c'è una certa... È arrivata una cicagna. E si è sdraiato. E io ho una foto con Simone Lupinacci. Quindi siamo io e Deku che ci facciamo un selfie con Maurizio, con Milio. Con morto. Milio che dorme dietro. Ma tutti gli invitati hanno la foto, sì, come sì, che tutti, dormo. Tutti. Cioè sono nell'album del sì, 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 sì. Guarda, cosa non avrei dato per esserci. Io purtroppo, io e Iapo ci conoscevamo da poco. Pochissimo. Quindi era, sarebbe stato prematuro. Ma io comunque, penso che anche ora non ti inviteranno. No, non credo nemmeno io. E, però appunto io mi ricordo che cosa gli ho regalato come regalo di matrimonio. Oh no. Gli ho regalato la trilogia di Dragon Age, che era un gioco che a me piaceva un botto. Oh, perché che lui dice, ah, non mi dispiacerebbe provarlo e tutto, tutto. Poi non l'ha mai cagato di pezzo. Non è, sei ingiusto. Ho provato il primo gioco, ci ho giocato 3 ore, ha un sistema di gioco che dovrebbe essere reso illegale in più stati possibili ed è talmente macchinoso che l'ho droppato. Lo so, sono una persona orribile, ce li ho ancora lì, me li ha regalati lui, ci sono i 3 giochi uno vicino all'altro e io ho cagato solo il primo e poi ho detto credo sia l'unico anime dei videogiochi tua dal 2016 in cui viene usato il termine droppato. Bene, ho stabilito un record. Boom ragazzi, sono nella sede di Prozis, più precisamente nell'area e-sports. Sì, perché Prozis non si occupa solamente di fitness, ma di sport a 360 gradi. Qui è dove si riposa la nazionale brasiliana di Counter-Strike, il Legacy. E vabbè, qui potete farvi un'idea. Ma ora vi faccio vedere dove si allena per 10-12 ore al giorno. Questa è la sala dove... stanno in preparazione e questi sono gli accessori Prozis, tipo il mouse da gaming di alta precisione, la webcam e adesso in giro ci sono tastiere, tappetini per il mouse, insomma col codice sconto MERLUZ10 avrete il 10% di sconto e supportiamo gli sports. Perché non mi raccontate qualche aneddoto in sala doppiaggio? Ora, vabbè, quello di Blue è stato molto carino, ma che vi ha riportato a quelle emozioni, a quelle sensazioni di dire ah cavoli, guarda, sono dove volevo essere, faccio quello che volevo fare. Uno ce l'abbiamo in comune io e te, perché sia io che te all'epoca, quando arrivò a Dragon Ball Super, abbiamo fatto il provino su Goku, come vero, tantissimi altri colleghi, perché la voce di Torrisi era impossibile abbiamo da sostituire. Abbiamo fatto in 21 il provino, esatto, su Goku. Nelle stesse sale dove Torresan lo doppiava, esatto, in Merak, e io ricordo, ci siamo incrociati, tu l'hai fatto prima di me. Sì. Mamma mia, l'emozione di entrare in quella sala lì, cioè si percepiva proprio l'energia di una serie che è stata... veramente importante per la nostra generazione, di un personaggio iconico, che definire iconico è poco. Io facevo sommamente cagare su Goku, ero veramente inascoltabile, credo sia il provino peggiore che ho fatto nella mia vita, però è stato molto emozionante farlo. Beh, ci credo, cioè, l'ho fatto anch'io, quindi conosco bene la sensazione. Sì, lo so, l'hai fatto prima di me, anzi ne sono sicuro, perché il direttore Graziano, quando io ho detto no, però che emozione, così mi ha detto sì, no, taglia corto, perché ho già avuto Maurizio che mi ha fatto una scenata di pianti per 3/4 d'ora, non ce la faccio più, per favore fai sto provino. Confermo che ho pianto quando sono andato lì, mi ho detto, e quindi mi hai rovinato il momento, capito? Perché io ero già pronto ad emozionarmi ed ero tipo basta. Io se non sbaglio, wow, ero a casa tua qualche giorno dopo che avevi fatto il provino, non mi ricordo per che cosa, forse per cotto e frullato, e tu eri lì che sì stavamo girando il film. E tu avevi questo cos'è, sguardo? Cos'è, 2016 era. Sì, mi pare di sì. E tu eri lì con questo sguardo che mi dicevi, ho fatto il provino per Goku. Ma non è che me lo dicevi tipo vantando, eri lì tipo che ancora non riuscivi a crederci. È vero. Eri ancora in questa mezza trance. Sì, perché era marzo 2016, stavamo girando il film di Cotto e Frullato, è vero. Pensa un po', wow. Che ricordi? Stiamo diventando vecchi. Silente, ben arrivato. Non l'aspettavamo. Preside. No, io il mio gioco momento dell'uomo sabbia questo. Cioè, l'inizio è molto molto sabbia, è un po' spiaggia. E su questo non ci piove. Il mio momento credo sia stato quando abbiamo iniziato i lavori per IQ.
Giusto, IQ. Oh, perché a parte che è ritornata la nostra bromance in un certo senso. Sì, sì. Chi fate in IQ? Io doppio Kei Tsukishima, il... Kei Tsukishima, l'alto, il biondo alto con gli occhiali, quello, esatto, che fa il muro. Questa scucitura, causata da irritazione mista a panico, la aspettavo. Che era il mio personaggio preferito, quindi ho potuto doppiare il personaggio mio preferito di una serie che avrò rivisto 3 volte prima che iniziasse il doppiaggio. Bella, molto bello IQ. Lo adoro. Sì, per far appassionare me a uno Spokon vuol dire che è veramente bello. Beh, prende tanto spunto da Slam Dunk. Sì, tantissimo. Anche soltanto il fatto che il protagonista abbia i capelli rossi e sia rivale del figo, tra virgolette. Comunque sì, prende tanto da Slam Dunk. Però molto molto bello, ma è sulla pallavolo. Ma l'anime è animato in una maniera incredibile. E io me lo sono divorato nell'arco di pochi giorni, perché ero a teatro, cioè ero a Torino per un relief, certo, che stavo perché portando. Eri un piccolo attore, quindi eri a Torino. Ma non al teatro piccolo, ero con Oliviero Corbetta. Allora, giocare mentre cringio. Bello, guardate, infatti sto morendo. Peter sta cadendo malissimo nella sabbia contro dei tubi. È stato un momento traumatico. Ah, tra l'altro, aspetta, visto che l'aveva chiesto Mauri, io faccio Kotaro Bokuto, l'asso del futuro Dani. Ah, sì, quello con i capelli bianchi. Esatto. Da gufo, esatto, che diventa il mentore di Tsukishima. Quindi non c'entrano nulla. Cioè, uno giocano in 2 ruoli diversi, esatto, e hanno anche 2 stature diverse. Ho visto urlare, mi è venuto spontaneo. Vediamo. Oh, Edgar Kamadaskar, volevo fare solo dei castelli. I castelli si fanno solo in aria, Marco. I castelli di sabbia si fanno al mare, lo capisci? Dillo al tuo amico, vedi che lui è abbronzato e tu no. Che poi sono mascherati. Non ha senso. Ma è Kraven? No, lui non è Kraven. Questo è, come vedi, un personaggio di Far Cry finito qui per caso. Ah, con l'età sei diventato lento. Sei cascato nella trappola più farlocca di sempre. Luca Ghignone. Ed è incredibile. Un ottimo Luca Ghignone. Sei stato la tua gloria, guarda che io ti strozzo la barba. Baciami, stupido. Se l'è avvicinato. E questo è ciò che mi portate. Dottor Kraven. Dottor Kraven, MD. Questo è quello che offre il menù. Prenderò un sashimi e i personaggi. No, è che è un menù particolare dove i piatti hanno il nome dei supereroi. Ho capito, allora sceglierò Chun-Li. Di un picchiaduro. Esatto. Andiamo a caccia di Chun-Li. Inizia la grande cacca. L'ultima cacca di Kraven. L'ultima cacca di Kraven. Una nota storia a fumetti. Esatto. Ma chi è Genki? Genki è il migliore amico di Miles, che è un mezzo genio tecnologico che dà una mano sia a Peter che a Miles. Hai presente nei film nuovi di Spider-Man quello che chiamano Ned? Il suo amico grassoccio. È Genki. L'hanno messo qui. No, è Genki. Nei fumetti quel personaggio lì è Genki. Guarda cosa ho fatto, ti ho creato dei cerchi del cielo. Se li fai tutti ti do un premio. Il senso è quello, immagino. Sì, è vero, vecchia scuola. Ma è Hogwarts. O quel vecchio videogioco dove tu facevi l'istruttore di Quidditch. Mamma mia. Era proprio quella roba lì, vola attraverso tutti i cerchi, me lo ricordo benissimo. Ho doppiato Bastion di Harry Potter in un gioco che era Play 3 forse. È una delle primissime cose che ho doppiato in vita mia. Ne facevo il tutorial per giocare a Quidditch. Sì, eri insopportabile. Perché avevo questa voce. Adesso prova a volare dentro al cerchio. Premi triangolo. Ah, già c'hai i poteri tu. Sì, ci sono 2 alberi delle abilità. Uno di Peter, uno di Miles. E poi ce n'è un terzo che è comunitario. Minare le mani è questo. Qualche progetto che si può dire? Allora, di doppiaggio intendo. Di doppiaggio. So che non si possono dire, però no, magari allora, ce n'è realtà, qualcuno. In realtà ogni tanto si può, perché siamo in onda su Crunchyroll e siamo in simuldub con il Giappone per la prima volta. Simuldub vuol dire che le puntate escono a stretto giro subito dopo il giapponese. C'è la nuova stagione di Dr. Stone, dove io torno nei panni della buona Senku. Esatto. Ed è molto carino seguire per la prima volta la serie mano a mano che esce, e ogni settimana c'è un episodio nuovo, quindi è una roba bella. Io invece sto lavorando dietro le quinte a un progetto che sto seguendo da anni, sia come
come adattatore dialoghista e non solo, per un progetto che appunto è andato molto bene. Non posso dirlo, ma la gente non è scema, sa fare 2 più 2. Infatti, credo sia risaputo. 5. Quanto era messicano quello che hai sparato via adesso? Con i calzini, con alti, i calzini bianchi, alti sopra il pantalone. Tipo i calzini. Pedro. Toto, L1. Pedro di Ex Saga. Pedro. Pedro! Siccome non ho mai giocato, sì, lo provo. Guarda, devi giusto giusto passare a Miles, che è una novità di questo Spider-Man. Pensavo il telefono. Per te. Lascia respirare, certo, vai. Pronto? Sì, sto io. Questa è l'idea che ha lui della tua voce. Può darsi. Beh, il fatto è che Mauri comunque appunto, voi vi conoscete da un botto. Cioè, posso fare... Sì. Puoi saltare molto in alto. E poi tenendo premuto R2... Ti sono ricaduto. Tenendo premuto R2 non hai usato le ragnatele. R2 usi il lanciaragnatele. Twip, twip, twip. Bravo. Tweet, twip, twip, twip. Che è proprio l'onomatopea che c'è anche nei fumetti. Però ovvio. Cioè, non esiste un altro modo di chiamare il suono delle ragnatele. Ma guardalo, plana. Sì, c'è le ragnatele sotto la scena. Credo che un sogno così... Ma un deodorante potevi usarlo, eh? Purtroppo, cioè, l'utilità meglio dell'igiene. Sì, e sì. Io e Mauri ci siamo conosciuti la prima volta tramite Simone e i fancazzisti anonimi. Vero? Che anno era? 2012, mi sa. Una roba del genere, 2012, massimo 2013. E mi ha visto, tra virgolette, crescere da ragazzo che ancora aveva appena iniziato ad assistere ai turni di doppiaggio a poi giovanissimo collega. Poi abbiamo fatto Cotto e Ferrotto insieme. Quindi non mi stupisce che nella testa di Mauri io abbia la voce di quando avevo 20 anni, ipernasale. Perché non va verso il mare? Vedi, torna indietro. Perché devi andare verso la missione. Probabilmente Genki ti ha detto: senti, vai qui che c'è un'emergenza e tu non puoi fare il cazzo che vuoi, sei Spider-Man. Appunto, sono Spider-Man, faccio il cazzo ma che siamo voglio. Ancora nella ho capito, fase. Allora ammazzano tuo zio, funziona così la cosa. No. È un evento canonico. Ma devi avere per forza lo zio per essere Spider-Man. Sì, sì. È un evento canonico. Ragazzi, allora io sono diventato un pro player. E noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao. Ma era più grosso prima, Smiles. No, è secco un culo. È Peter che è più grosso. Smiles. È quando ride, si chiama Smiles. Ma guarda un po' chi c'è. Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.